sono le istanze che la 626 applica alla scuola. E per questo bisogna riconoscere con grande onore il coraggio, il senso di responsabilità che la maggior parte dei dirigenti italiani hanno dimostrato in questi anni, mantenendo vive, aperte, sicure e belle strutture che secondo la 626 non erano da tenere aperte. Naturalmente il cammino verso la sicurezza è un cammino che va fatto, i fondi sono stati stanziati, le scuole si sono adeguate, ma appellarsi a quelle che possono essere le norme di sicurezza per chiudere una scuola è a mio parere un delitto. Va naturalmente salvaguardata la sicurezza, vanno potenziate le strutture, ma va soprattutto garantito il diritto alla scuola. In Italia sta iniziando una nuova stagione, la stagione dei diritti. Il diritto all'istruzione è il primo diritto che chi crede nell'Italia ha il dovere di difendere. Ecco perché io trovo veramente strano che a Gaeta si apra il nuovo anno scolastico, questo nuovo anno scolastico, questa nuova amministrazione che ha avuto tanto consenso, che ha avuto tanto successo, nel quale tutti hanno creduto, al quale tutti hanno tributato la propria fiducia. Lo trovo veramente strano che si apra con un atto di sicurezza, ma forse anche di superficialità, perché chiudere la scuola all'inizio di un anno scolastico significa chiudere e sarà difficilissimo di aprirla. Bisognerà veramente combattere tutti uniti, al di là, qui non sarà più in campagna elettorale, la campagna elettorale è molto di là da venire, passeranno ancora, avverranno altri eventi, passeranno nuove stagioni, ci saranno altri problemi. Questa non è una campagna elettorale, questa è una campagna di civiltà e vi garantisco che il nostro paese si può salvare solo salvaguardando quelli che sono i diritti fondamentali della democrazia, ossia la cultura e l'istruzione per tutti. Grazie. Grazie. Posso farla pure senza parlare? No. Allora, bravo. Si sente? Sì. Allora, abbiamo costituito un gruppo su Facebook, un gruppo per la difesa della scuola, dell'autonomia della scuola Mazzini. Il gruppo si chiama Rivogliamo la scuola elementare Mazzini a Gaeta Vecchia. Questo gruppo che abbiamo fondato io e altre, e con due mamme, sono entrati anche esponenti politici, sia di maggioranza che d'opposizione, mi piace chiamare opposizione e non minoranza, perché, e mi piace sottolineare prima di tutto che il sindaco Raimondi oggi, l'ex sindaco Raimondi, si batte per l'autonomia della Mazzini, quando con circa 2000 firme facemmo una sottoscrizione popolare, quando si parlava di chiuderla nel 2008, io mi sono battuto, ho raccolto le firme per l'autonomia allora, mi batterò anche oggi per l'autonomia di questa scuola, perché la scuola non deve essere messa sotto l'etichetta politica, ma deve, l'insegnante fa l'insegnante, e come ha detto la professoressa Uttaro, quando una scuola chiude, chiudiamo un po' tutti. La scuola di Gaeta Vecchia da colore, da importanza, da economia, ma soprattutto è una scuola bellissima, io la conosco bene, ci sta il mio figlioccio, ci hanno studiato due miei nipotini, faremo di tutto per difenderlo. Vorrei soltanto che la lotta per l'autonomia della scuola, anzi non è più autonoma perché fa parte della nostra scuola, perché io sono anche un insegnante della Principe Amedeo, che la scuola torni nella sua sede sia una lotta condivisa, sia condivisa da tutti. Per quanto possa valere l'iscrizione ad un gruppo di Facebook, sapete Facebook è un social network, vedo che anche l'assessore Leccese fa parte di questo gruppo, Rivogliamo la scuola elementare Mazzini a Gaeta Vecchia.
è un colloquio che ho avuto col sindaco Cosimino Vitrano, mi ha assicurato che la farà tornare più bella di prima. Io, siccome voglio credere al sindaco, ci voglio credere e gli credo, perché la buona fede, bisogna considerare tutte le persone in buona fede, voglio solamente sperare che la lotta per l'autonomia della scuola, anzi per la conservazione del plesso Mazzini a Gaeta medievale, sia una lotta di tutti i cittadini di Gaeta e che venga sostenuta da tutti noi, al di là di essere per Raimondi, per Mitrano, per Magliozzi, per Damante. Vi chiedo soltanto questo, di essere presenti. Se ci credi, perché no? Voglio che sia una scuola. Se ci credi, hai formato il gruppo per non chiuderla la scuola. Ma se è stata chiusa, scusami, ascoltami, è stata chiusa la scuola e ho degli appunti, mi potete anche dire, aspetta un attimo, perché vi devo pigliare. C'è un problema di sicurezza. Io sono stato anche alla riunione dei genitori a Gaeta Vecchia. Sono stato alla riunione dei genitori e mi parlavano dell'uscita di sicurezza che dà su Casa Tosti, che è stata barrata da un cancello, quindi praticamente non possono uscire questi ragazzini in caso di evento sismico o qualche altro evento. Ora, di fronte alla sicurezza, le mamme, io sono stato presente all'incontro con le mamme, vedo pochi genitori, quella volta ce n'erano tantissimi, vedo tanti esponenti politici della passata amministrazione e pochissimi genitori, però in quell'incontro è stato detto ai genitori: volete tenerla aperta? Nessuno se l'è sentita di dire vogliamo rimanere qui, perché di fronte alla sicurezza dei loro figli tutti hanno avuto almeno un momento di riflessione. Questa è la cosa. Allora, io ho detto soltanto che spero che la promessa che è stata fatta, anzi ci credo che la promessa fatta, venga mantenuta. Guardate, io non ho paura di nessuno, sono pronto a scendere in piazza e a dire che hanno detto una bugia. Mi conoscete bene, non ho padroni. Questa è la verità.